Buona giornata cari amici, oggi 26 gennaio 2018, questa è la seconda edizione della rassegna stampa edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Processo trattativa, procura chiede 12 anni per Dell'Utri, 15 per il generale Mori e 6 per Mancino. 88 anni di carcere in totale per gli uomini accusati di aver dato vita alla più perversa delle interlocuzioni, quella tra Cosa Nostra e lo Stato. È la somma delle pene chieste dalla procura di Palermo. Dopo 4 anni e 8 mesi di dibattimento, l'accusa ha dunque tirato le somme. Invocati 16 anni per il boss Bagarella, mentre c'è la prescrizione per Brusca. L'ultima udienza per i PM del bene Di Matteo, dicono, ci hanno definiti eversivi e nessuno ci ha difesi. Ed è vero. Liste PD, caos sui nomi e ritardi, scontro con la minoranza, rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano. Via vai al Nazareno di volti noti, aspiranti candidati prima della chiusura degli elenchi. La direzione che dovrà dare il via libera definitivo è stata spostata alle 16 perché ancora all'interno manca l'intesa e l'incontro della sottosegretaria in Trentino è stato annullato e riprogrammato per la prossima settimana. Milano, arrestati padre e figlio egiziani per terrorismo. Il minore era integrato, per questo lo chiamavano cane. L'uomo, un ex mujahideen residente vicino a Como, aveva convinto il figlio maggiorenne a combattere in Siria. Il piccolo invece aveva costumi occidentali, per questo veniva considerata la pecora nera della famiglia. Espulsa anche la moglie del 51enne. Il capo della Digos ha detto: mai vista una famiglia così compatta nella radicalizzazione. Contratto statali. In vista del voto il governo accelera sui rinnovi, aumenti a ministeriali, militari e forze di polizia. Firmato nella notte l'accordo che garantirà i lavoratori del comparto sicurezza da 125 a 136 euro in più in busta paga, oltre agli arretrati. Il 19 gennaio il Consiglio dei Ministri ha dato via libera all'intesa sui dipendenti delle funzioni centrali. Manca l'ok della Corte dei Conti. Intanto la Madia promette: ci sono le condizioni per rinnovare i 3,3 milioni di dipendenti pubblici. Anno giudiziario, un aumento femminicidi e stalker. La Cassazione dice allarmante il fenomeno baby gang e abuso dei media. Il primo presidente della Cassazione, Giovanni Mammone, nella sua relazione per l'apertura dell'anno giudiziario ha posto l'accento sui recenti fatti di cronaca. Rimane molto alto il numero dei ricorsi, in particolare di quelli fiscali. Alla cerimonia anche il capo dello Stato Mattarella e per la prima volta anche studenti di un liceo romano. Bene cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.